dei tre incontri previsti in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, incontro organizzato dal municipio e dalla presidente del municipio Giuseppina Castagnetta, insieme alla Anna Ventrella di Nuovi Lazio, Associazione Nuovi Lazio. Sono presenti anche l'avvocato che molti conosceranno, si ricorderanno, Alberto Biasciucci, dell'associazione Amici di Claudio, il bambino che purtroppo venne buttato nel tevere dal padre anni fa. E è presente anche con noi la Serena Camigliota, assessore alle politiche sociali del municipio. Si intitola Femminicidio Triangolato e si incentra sulla violenza tramite il figlio, cioè ai figli per colpire le madri. Quindi una delle violenze più assurde e più, diciamo, crudeli, perché se la va a prendere veramente con un innocente che si trova solamente nel punto sbagliato, nel momento sbagliato. Ecco, allora darei la parola per iniziare alla presidente del municipio, Giuseppina Castagnetta. Ringrazio Nuovi Lazio. Io oggi vorrei parlare di signore, di donne, la signora Ventrella, che è la promotrice di questi tre incontri che si svolgeranno all'interno della nostra municipio ed anche in collaborazione con la Biblioteca di Roma. E a proposito di questi tre incontri vorrei spendere due parole intanto sulle tematiche. La violenza sulle donne, la violenza attraverso tutto ciò che appartiene al mondo femminile, ai figli, la famiglia, la violenza non è solo violenza fisica, la violenza è anche violenza psicologica. E quello che più colpisce è che dal punto di vista delle istituzioni questa propensione all'ascolto, questa propensione proprio alla responsabilità nei confronti di un chiamiamolo fabbisogno, perché in realtà c'è oggi questo fabbisogno di sviluppare delle risposte concrete sui territori che riguardano la violenza contro le donne. E questo perché? Per permettere a ognuna di intanto uscire dal proprio isolamento, che è uno dei fattori che più compromette già una situazione piuttosto difficile, ma in più anche il riuscirà a in qualche modo aprirsi o a confrontarsi con delle persone che ci circondano e anche con le istituzioni, può non solo dar loro un riconoscimento della propria identità, ma anche il coraggio di denunciare, perché in un'epoca nonché voluta come quella di adesso, questo coraggio di denunciare, questa consapevolezza di essere vittime comunque di una violenza, che sia psicologica o fisica, non è scontato. Molto spesso c'è anche un fattore di inconsapevolezza che accompagna tutti i processi. Io, come rappresentante istituzionale di questo municipio, volevo parlare della parola responsabilità che accompagna le istituzioni, nel senso che dal mio punto di vista personalissimo, responsabilità oggi vuol dire intanto ascolto, vuol dire ascoltare. Ascoltare, e ascoltare non è solo ti ascolto, cioè ascoltare è anche avere il coraggio di vedere, di guardare, no? Ascolto inteso come responsabilità, ma responsabilità istituzionale inteso anche come risposta. Cioè noi abbiamo il dovere di dare delle risposte ai nostri cittadini. E quindi in tal senso lascio la parola, mi sostituisco alla nostra amatissima signora Amato, moderatrice, che per dare la parola
attuale, così fondamentale come quello di adesso, che è il femminicidio. È un punto di ascolto municipale che per noi quindi sarà un fiore all'occhiello e ne siamo molto orgogliosi. Abbiamo firmato proprio ieri l'accordo con la ASL e dai prossimi giorni avremo quindi un punto di ascolto in un locale municipale che non è il nostro municipio qui di Via Aurelia, nel quale potranno recarsi principalmente donne e mamme per poter proprio esporre le proprie istanze, le proprie perplessità, quindi uno sportello di ascolto e di orientamento per chi ha già la consapevolezza di essere vittima di violenza sia fisica ma soprattutto psicologica e potrà quindi mettere in protezione se stessa ma soprattutto i propri figli. Questo centro dove sarà? C'è già una collocazione che abbiamo identificato con l'ASL, che ha quindi apprezzato moltissimo questa nostra idea di rendere tutto fruibile, qualsiasi punto, io lo posso dire, vogliamo già svelare, noi abbiamo una sede in via Pier delle Vigne, che è una zona qui vicino, facilmente accessibile e che non è identificata proprio come come un'istituzione né come una zona appunto medicalizzata. E auspichiamo in questo modo che chiunque sia vittima di violenza, si senta a rischio o anche sia un familiare, un conoscente di qualcuno che ha questo tipo di difficoltà nella vita, che possa quindi bussare a questa porta che diciamo che era già aperta però, in modo che possa esporre le proprie perplessità. Vorrei aggiungere una cosa che noi però già lavoriamo molto sui bambini, sulle famiglie, perché abbiamo un progetto già in corso qui sul nostro municipio, finanziato dalla legge 285, che si occupa proprio di bambini a scuola, dove vengono identificati gran parte dei disagi e quindi i nostri servizi riescono sia attraverso il lavoro interno quotidiano che attraverso questi fondi che diciamo in parte esternalizzano le attività ad arrivare fino nelle case delle famiglie e poter aiutare i bambini. Indubbiamente non è tutto, perché i disturbi anche che possono derivare da una genitorialità parzialmente sana sono tanti e quindi la possibilità appunto di poter essere accolti in vari momenti insomma della vita quotidiana è sicuramente una cosa molto importante. E una cosa importante è proprio il concetto di consapevolezza, riprendo quello che diceva la nostra Presidente, perché purtroppo nelle zone che sono deprivate fortemente dal punto di vista socioculturale non si ha questa chiara sensazione del riconoscimento delle violenze, quelle che subiamo, quelle che possiamo anche noi riflettere. Esatto, assolutamente. Per cui ci sono tante dinamiche familiari che ci chiedono proprio a volte di discernere tra cos'è sano e meno sano. E noi vogliamo arrivare lì a chi non sa ancora di avere questo bisogno e soprattutto a vedere chi non sa forse di essere stato invisibile fino a quel momento.